Il cristianesimo, a cura di Marta Moroso, prima Istituto Comprensivo Francesco Giorgio, Licata. Il cristianesimo nasce dalla predicazione di Gesù, nato in Palestina, verso la fine del primo secolo a.C. Non lasciò nulla di scritto, ma i suoi insegnamenti vennero raccolti dai seguaci. Gesù affermava di proclamare la volontà divina, annunciando i messaggi di salvezza per tutti nel Regno dei Cieli. Gesù chiedeva di perdonare e amare i nemici e denunciava le classi dirigenti e i sacerdoti ebraici per aver ridotto la religione in un insieme di leggi esteriori. Per questo fu accusato di bestemmia e fu denunciato al governatore Ponzio Pilato. Gesù affermava che bisognava obbedire solo a Dio e per questo incitava alla rivolta contro Roma, quindi fu condannato a morte. Dopo 3 giorni, i discepoli trovarono la sua tomba vuota e sostennero che Gesù era stato risuscitato da Dio e che si trattava del Messia. Cominciarono così a diffondersi i suoi insegnamenti, ad esempio la preghiera in comune la domenica, che era giorno del Signore, dove durante la cerimonia si commentava la parola di Gesù, si celebrava l'Eucaristia in memoria del pane spezzato da Gesù all'ultima cena. La comunità cristiana prese il nome di Chiesa, vi faceva parte chi aveva ricevuto il battesimo. La diffusione del cristianesimo però fu ostacolata per molte ragioni, una delle quali era il modo di vivere troppo duro imposto dalla dottrina cristiana, con preghiere, digiuni e rifiuto degli spettacoli. Così iniziarono le persecuzioni contro i cristiani, perché il loro modo di vivere era visto come una forma di ribellione alle tradizioni romane, su cui si fondava l'autorità dello Stato. I valori romani e quelli cristiani erano inconciliabili. Grazie per la cortese attenzione. Marta Moroso vi saluta.